che non riesce a trovare il tiro, allora penetra, attacca Narvic, Ute che ha il contatto e segna con il fallo di Narvic Ute, aggiuntivo per Elisabetta Tassinari. Nuovamente da tre, nuovamente prende il tiro e questa volta fa bersaglio Alessandra Tava. Bologna a secco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Nome: Elisabetta. Alessandra. Cognome: Tassinari. Tava. Età: 26. 28 anni. Portati molto bene. Ruolo: guardia. Alla grande. Da dove vieni? Galliera, in provincia di Bologna. Vengo da Castelnuovo Scrivia, un paesino in provincia di Alessandria. Perché hai iniziato a giocare a basket? Perché il basket mi è sempre piaciuto e perché anche mio padre giocava. Perché sia mamma che papà giocavano, ma anche i miei zii, mio nonno, e quindi è stato tutto molto naturale, insomma, è stato naturale incominciare a giocare a pallacanestro. Idolo di sempre? Kobe Bryant. Beh, l'idolo di sempre è lui, MJ. Sono un po' scontata, però è così. Sono anche una grandissima fan di Body Roga. Hai fatto l'università? Sì. Sì. In che cosa ti sei laureata? Lettere moderne. Scienze e comunicazione. Da quanto tempo vi conoscete? Era il 2013, quindi 7 anni. Ci conosciamo da 6 anni. La più cartola in spogliatoio? Difficile scegliere, difficilissimo. Dico la cartola silenziosa Giomi, Giomanda Rosé. Oddio, siamo tutte abbastanza cartole, e modeste. No, però se devo fare un nome su tutte, dico Giovanna Martinez. Punto forte dell'altra? Tra le tante cose direi l'affidabilità in campo e fuori dal campo, e poi vabbè, la sua bellezza che parla da sola. Allora, in campo direi la perseveranza, fuori dal campo gli occhi. Dai, che occhi ha Tassinari? Il tuo rituale prepartita? Non ne ho mai avuti di particolari, da quest'anno però io e la mia compagna alla mia sinistra abbiamo un rituale che è segnare 7 canestri per 5 posizioni, da 2 e da 3. Ma in realtà un po' di rit che faccio pre partita, però vi annoierei se ve li dicessi tutti. Sicuramente 2 ore prima di ogni partita in casa mi trovate a spaccare i ferri con Tassinari. Qual è il ricordo più bello che vi lega? Scegliere un... no, è impossibile. Direi in campo la finale promozione dell'anno scorso. Fuori dal campo il baby bar. Ma questo rimane tra me e la petala. Oddio, ma è difficilissimo trovarne solo uno di ricordo che ci lega. Veramente complicato, sia in campo che fuori. Se devo dirne uno, io dico i giri in centro. I giri in centro con Bibi. A proposito di ricordi, eri brava in storia? Bravissima. Lei era molto brava. Allora, qual è il giocatore bianconero con più punti realizzati quest'anno? Il giocatore bianconero... Milos Teodosic, anche se ha giocato meno partite, però segna molto. Dovrei saperlo. Sì, dicevamo, hai da farmi una domanda di storia. Perché seguire il basket femminile? Perché non potete lasciare questa terra senza aver mai visto giocare la petava? Beh, perché non seguire il basket femminile? No. Da quanto tempo non vi vedete? La vedo da giorni, che sembrano mesi, che sembrano anni, e mi manca un sacco. Ah, beh, mi manchi tantissimo. Quando torniamo a spaccare i ferri insieme? Mi manchi molto.
Un saluto per i tifosi. Ah, ci mancate molto. Senza voi Spero non siamo vivamente nulla. che anche noi manchiamo a voi e non vediamo l'ora di poter tornare a giocare davanti a voi. Non si sa bene tra quanto, non si sa nulla, ma siete sempre nel nostro cuore. Mua!